che vedete è un'iguana e forse molti di voi già la conoscono. E sono animali veramente sorprendenti, particolari e anche molto colorati, appunto non tutti sono verdi come questo esemplare che ho qui sopra nelle mani, ce ne sono di quelli con colori ancora più sgargianti, con dell'arancione, soprattutto le iguane della Florida, quindi dell'America, del Nord America, dell'area diciamo sud del Nord America. Sono animali che tuttavia però vengono importati e soprattutto vengono tenuti nell'ambito domestico nelle nostre case, e questo purtroppo crea non pochi problemi sia per gli animali stessi, ad esempio in questo caso le iguane, ma anche per la società civile. Non è infrequente appunto trovare nelle notizie dei quotidiani il ritrovamento di questi rettili, tante volte in parchi pubblici, alcune altre volte in ambienti completamente inusuali, cioè all'interno magari di un palazzo, di un condominio, oppure all'interno, come è capitato in Emilia-Romagna, all'interno di un'autovettura. Questo crea non pochi problemi, perché sono animali che non sono abituati a vivere nelle nostre latitudini, o per meglio dire, possono vivere nel periodo solamente estivo, quindi giugno, luglio, agosto, quando le temperature sono molto alte, però sono destinati inevitabilmente a morire perché non possono in alcun modo superare l'inverno. Sono rettili, quindi sono a sangue freddo, riscaldano appunto il loro corpo attraverso quello che sono i raggi solari. Questo animale diciamo, è stato abbandonato, così possiamo dire, è stato acquistato perché ne ero lamentata la vendita, e poi chiaramente sono animali che hanno un rapporto sociale estremamente basso, quindi non è come un cane, come un gatto con il quale si può interagire. È chiaro che loro riconoscono la persona quando viene a portare da mangiare o che li alimenta, però comunque sono animali che sono del tutto selvatici, quindi tendono inevitabilmente a scappare e rimangono chiaramente in anguste teche che non danno sicuramente uno standard di benessere della loro vita. Quindi lanciamo anche da questa emittente un appello, che è quello di non acquistarli, comunque anche di non importarli. Quando si vanno a fare viaggi all'estero, sono splendidi vedere questi animali nel loro habitat. Molti purtroppo tendono a trasportare questa passione, questa diciamo folgorazione di vederli nel loro ambiente sul fatto di poterli possedere. Bisognerebbe cercare di andarli invece piuttosto a rivedere nel loro habitat, quindi è meglio forse un viaggio in più in questi ambienti, oppure andare a vedere in altre zone, quindi fare un turismo un pochino più mirato e ecologico appunto, come può essere nato diciamo nel 20 anni fa il birdwatching, anche per queste specie. Quindi specie che è bene conoscere, è bene sapere quelle che sono le loro esigenze, però non è affatto bene portarle con sé e detenerle. Quindi l'auspicio è che nel prossimo futuro ci sia una crescita anche da parte nostra, una maggiore consapevolezza che per volere bene a questi esseri è altrettanto utile lasciarli in natura ed osservarli. In questo modo impareremo sicuramente molto di più ad amarli.